Le nuove tecnologie, internet e il digitale non rappresentano la fine del giornalismo, ma una nuova possibilità. Questa è l'opinione di Paolo Liguori, direttore di Tgcom 24, ospite in città in occasione del premio al giornalismo e alla cultura Nuccio Grosso, di cui è stato presidente di giuria, che si è intrattenuto con i giornalisti nissegni e non solo, per raccontare attraverso la sua esperienza l'evoluzione del mondo della comunicazione e dell'informazione. Dalla televisione al web nell'era della comunicazione 3.0 è stato infatti il tema dell'incontro di formazione promosso dalla Stampa Nissena con l'ordine dei giornalisti siciliani. Beh, oggi la scommessa è quella di fare un unico sistema di informazione, un sistema che praticamente serva al pubblico per far arrivare le informazioni in qualsiasi momento, dovunque si trovi chi ne ha bisogno, quindi un sistema che non ha più barriere tra la televisione, internet, gli strumenti in mobilità, cioè gli smartphone, i device in mobilità di qualsiasi tipo. Questo oggi è possibile perché la tecnologia digitale rende possibile di far scorrere le immagini da una parte all'altra. Si tratta di avere un'organizzazione, si tratta di avere un progetto e di creare dei sistemi di informazione in maniera che la gente si riconosca in un marchio, in un percorso, in una scelta, e questa è la cosa che spetta ai giornalisti. Tra l'altro lei sta scommettendo su un'informazione di flusso che va dalla radio alla televisione a internet, un nuovo progetto dunque che partirà a breve. È importante mescolare questi sistemi, non tanto perché è solo tecnologia che si mescola, ma perché tutti i professionisti che lavorano in questi mezzi, ognuno ha una sua professionalità leggermente differente che può arricchire quella degli altri. Quindi il problema alla fine è un linguaggio unico che si può avere con il pubblico, con gli ascoltatori, con i lettori, con quelli che ti guardano in televisione, i telespettatori, e questo linguaggio si deve creare, è un linguaggio nuovo che si deve ancora creare. Un linguaggio nuovo che però torna sempre all'antico, è appunto al nostro mestiere, la parola chiave. Sì, il nostro mestiere è fatto di cose molto semplici, per essere comprensibili bisogna essere semplici, poi qui ognuno fa le sue differenze a che pubblico si vuole rivolgere, se si vuole rivolgere ad un pubblico di massa, ad un pubblico totale, a un diciamo bacino totale di popolazione per informare, deve essere molto semplice, essenziale.